Bene, siamo qua per gli amici di Abruzzo Web TV, con noi c'è Paolo Labati, direttamente da Zelig. Sono di fare il mio spettacolo e di mangiare dopo. In realtà mi hanno, presente le oche quando fanno il foie gras, così mi hanno riempito. Non ha neanche masticato. Il sudore mi asciugavo con le bistecche, neanche con... Prima volta all'Aquila? No. Sì. No. No. Una volta sono venuto anche a sparare. Sparare? Il militare a Chieti ci hanno portato all'Aquila a sparare. Ecco. Senti, ma hai avuto modo, domanda triste, di fare un giro in questa città così colpita dal terremoto? Oppure sei rimasto alle immagini che dicevi, le immagini del terremoto? Qui non. No, è vero, in effetti non c'è mai stato un terremoto, i politici se ne sono dimenticati. Non... Domani mattina mi ha detto che mi portano a Onna. Ah, uno dei paesi più colpiti, davvero? Uno dei più capiti. Devo dire che arrivando ho visto qualche casa, è già stato. Ti prende qua. Però ho anche visto. Hai visto gli aquilani che si rimboccavano le maniche e stasera hanno riso e davanti alla natura non si può fare niente. Facciamo l'inghino, vai! No, non ti ha visto il giornalista? Ah, boh, no, il graffio, con la pasta viene via. Sappiamo tutti che adesso non ci sono elezioni, quindi non verrà nessuno. Nessuno. No, Bertolaso ha detto che non viene più. Ma L'Aquila è una città bellissima. Senza retorica, è una città bellissima in mezzo alle montagne, bellissime. Si mangia bene, ma è l'Abruzzo. Si mangia bene, la gente voglia dire da lui, è una delle serate più belle della mia vita. Domani mattina andrò a fare un giro e starò male sicuramente. È forza L'Aquila sempre. Sempre. Poi ragazzi, posso dire, siete una città di rugbisti, quindi... Fisico tosto. Sono Juventino nel bene e nel male, insomma. L'idea di aver rubato un gol al Milan mi dà più soddisfazione che... Quando torni? Quando mi chiamate vengo. Cioè, però, dunque, prima hanno detto, ti faremo fare un'altra serata qua. Poi hanno visto quanto... Le promesse vane. Mi hanno detto, ma forse vediamo... Senti, in TV? TV c'ero stasera. Stasera, ti sei registrato? No, perché noi, allora diciamo la verità, Zelig viene registrato in diretta, ma viene mandato il venerdì. Giusto, questo per sfatare, no, ma non lo diciamo, questa la tagliamo. Un abbraccio agli aquilani e anche agli abruzzesi che io ho fatto militare qua, quindi Chieti, a Rosticini, a Gogo, sempre a mangiare si va. Un abbraccio agli aquilani, vi voglio bene, siete bellissimi, un pubblico divertente, verrò ancora volentieri a trovarvi. Vanni Biordi, la memoria storica della radio aquilana, presenta questa sera la seconda serata del cabaret qui all'Olimpo. Cerchiamo di tenere in piedi questa città anche attraverso il divertimento. Per le comparse di 100 vetrine? No! Io ti ringrazio per la memoria storica, però ho 59K e tante volte non ricordo tante cose. Sì, questa è la seconda serata, io ringrazio l'organizzazione del locale che ha avuto un'idea originale che sicuramente molti copieranno. Ho già presentato la serata con Verducci e stasera con Labati, insomma, laboratorio di Zelig che sta funzionando tantissimo. È una serata simpatica e originale perché abbinano la buona cucina con la buona risata. Siccome c'è il momento in cui bisogna essere seri e il momento in cui bisogna prendersi anche una piccola pausa, una piccola vacanza, anche se di qualche ora, credo che questa sia l'occasione migliore. Per le comparse di Imposto al Sole. Lo vogliamo sentire dalla tua voce, che è la voce più conosciuta delle radio abruzzesi, non soltanto delle radio aquilane. Quanto ha bisogno questa città di serate come questa qui? Guarda, dopo quello che abbiamo passato io credo tantissimo, tantissimo, perché abbiamo proprio bisogno di riprendere la quotidianità, cioè di riprendere le cose che facevamo prima e che facevamo prima del terremoto. Credo che serate come questa servano proprio per questo motivo, perché ci avvicinano a una certa quotidianità che sembra che l'aquilano abbia un po' perso all'Aquila, perché poi quando va fuori la quotidianità ritorna in maniera naturale. Dica lei, il concorso per i giornalisti del TG4? No! Scusa. Senti, ma ti ricorda in particolare qualche momento preciso della tua carriera? Qualche ricordiamo le serate all'Opera, come si chiamava prima? Dark Side. Anche lì si faceva piano bar. Quale momento della tua carriera ti ricorda una serata del genere? Guarda, ce ne sono tante di occasioni per ricordare serate del genere. Quella che hai ricordato tu giustamente, il Dark Side,
ma c'era anche la serata allo Chenu, c'erano serate di locali mitici all'Aquila che molti non ricordano per ovvi motivi, quelli come me hanno 59K di memoria, quindi sicuramente mi danno ragione, però ecco, l'Aquila ha sempre avuto questa vocazione teatrale, musicale. Noi, guarda, non sto scherzando, come città siamo stati sempre molto avanti rispetto a tanti altri luoghi, tante altre città, la movida aquilana, il fatto del giovedì universitario che ci invidia un po' tutta Italia, il fatto del venerdì, famoso venerdì aquilano, quando c'era un pubblico più adulto, più maturo, il sabato sera che insomma io mi ricordo molto volentieri perché ci si incontrava, c'era un modo di divertirsi diverso, però ecco, l'Aquila è sempre stata una fucina di idee, di originalità. Spero che continui e che il terremoto non abbia fermato questa erogazione di cultura e di idee innovative. Signore e signori, Paolo Labati! Quindi fino a maggio sarai qui per presentare tutte le serate del Laboratorio di Zelig qui all'Olimpo. Ringraziamo Vanni Biordi, la voce più bella e più importante delle radio abruzzesi. Grazie Vanni e ci vediamo alla prossima. Grazie a voi e alla prossima. Silvio lo fa tutti i giorni. Ma per me sono spariti, adesso non nessuno più, non vanno più neanche ufficialmente, tecnicamente sono, cioè loro sono parlamentari, quindi lo stipendio lo prendo, però non vanno neanche, non vanno più neanche. Anzi, il caso di depressurizzazione, che cazzo è? Quando è che uno dice, è una manco 20 metri, è un attimo, sto a cercare Wikipedia, no. Depressurizzazione penso sia quando... Non lo sai! Fossimo solo amici. Amici. Non esiste l'amicizia tra uomo e donna. Dovete spiegarglielo. Non esiste. Non te ne vado più. Non esiste. E avete amici uomini? No. Forse. Tu sì. Non sono uomini, poi ci stanno provando e non te l'hanno detto. Non hai proprio amici tu. Che vita fai? Che stasera è Capodanno per te. Chiudiamo con un trittico storico. La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Ferruccio Spagnoli, DJ Ferrox, l'Aquila ha bisogno di divertimento. Sì, è vero, infatti io e il mio socio Yuri e il mio amico Walter che abbiamo pensato di organizzare questo grande evento e fermate che mi sono scordato quello che c***o mi hai chiesto. Ferruccio Spagnoli, DJ Ferrox, dopo tanti anni porti il cabaret qui all'Aquila. Non fai più il DJ, ma il divertimento è sempre lo stesso qui all'Olimpo. Sì, diciamo che abbiamo voluto portare una nuova ondata di divertimento, una cosa che mancava all'Aquila, e niente, io con il mio socio Yuri e il mio amico Walter... Un lato a botta intanto. Ferruccio Spagnoli, DJ Ferrox, 15 anni fa all'Evergreen a Fossa, adesso l'Olimpo qui sulla Mausonia, vicino Bazzano, il divertimento è sempre il tuo mestiere. Siamo tornati all'Aquila, abbiamo deciso di portare qualcosa di nuovo che non,
non è mai, diciamo, accaduto all'Aquila, e abbiamo deciso di appoggiarci ad un marchio nazionale come il Zelig, e loro hanno creduto in noi, anche molti aquilani, e devo dire sono molto contento del, diciamo, della riuscita della seconda serata, e ce ne saranno tante altre con tutti i personaggi di Zelig, emergenti e non. 150 persone, 160 persone, quasi 200 verso dalla metà in poi. All'Aquila c'è bisogno di ridere, c'è bisogno di tornare a stare insieme. Questo è un messaggio che tu e i tuoi soci volete lanciare alla cittadinanza, cioè c'è cabaret qua all'Aquila, ci si diverte, si respira. Sì, è giusto quello che dici, diciamo c'è un cabaret di classe, diciamo, che abbiamo scelto di portare ospiti nazionali, e anche perché, diciamo, una città del genere, dopo tutto quello che è successo, io penso un qualcosa di nuovo ne abbiamo veramente bisogno. Grazie, Ferrox.